Buongiorno a tutti da Roberto Quaglia. Mi trovo a Mosca e più precisamente nel Patriarchy Pond, lo stagno del patriarca, un simpatico giardino, delizioso in effetti, sito nella Mosca più elegante. E proprio in questo giardino che è ambientato l'inizio del romanzo, del famoso romanzo di Bulgakov, Il Maestro e Margherita. E questa è la panchina in cui inizia il romanzo, con i protagonisti seduti qua, e che poi faranno una brutta fine di lì a poco, ragione per cui sulla destra c'era un cartello, che adesso non è rimosso, ma vedete in questa immagine, che vietava alle persone di parlare con gli sconosciuti. Come tutti gli anni, anche questo 9 maggio si sono svolte le celebrazioni per il giorno della vittoria contro il nazismo, che mise fine alla Seconda Guerra Mondiale, che in Russia viene chiamata la Grande Guerra Patriottica. È una delle feste più importanti sentite in Russia. La parata militare è stata, come al solito, imponente e suggestiva. Particolarmente impressionante è stato poter vedere da vicino il sistema antimissilistico S-400, nonché giganteschi missili intercontinentali Topol-M montati su rampa mobile stradale. Curiosi anche gli imponenti veicoli bianchi destinati ad operazioni nel teatro artico, sui quali spiccava l'effigie dell'orso bianco. È la prima volta che sono stati fatti sfilare nel giorno della vittoria. Oltre che sulla Piazza Rossa, l'attrezzatura militare ha sfilato per le strade di Mosca, tra dense ali di folle. C'era gente addirittura arrampicata sugli alberi per poter vedere meglio. Checché se ne dica, in Occidente la società russa è in buona sostanza molto coesa ed in sintonia con le proprie istituzioni, perlomeno se paragonato a quanto avviene in Occidente. Dalle nostre parti, i grandi imbonitori al servizio del potere, cioè gli intellettuali a nolo ed i pennivendoli mainstream, ci lavano costantemente il cervello con il mantra, che poi diventa una credenza diffusa, che se la gente approva ciò che in linea di massima fa il proprio governo, allora si tratta di populismo nel migliore dei casi e di una dittatura nel peggiore dei casi. Ci abituano quindi all'idea che sia invece giusto e normale e democratico essere scontenti del proprio governo. Ci ammaestrano quindi ad un masochismo politico inconsapevole, reso per di più ridicolo dal nostro disprezzo per chi invece è contento di chi li governa. Io resto ogni volta stupefatto di fronte allo spettacolo di quelli che si lasciano intortare così facilmente. Pensateci bene, traditi in pieno dai loro politici e per colmo di beffa convinti che sia giusto così, che il male sia invece in quei paesi sfigati dove i cittadini invece sono in sintonia con i loro governanti. In altre parole, noi qui siamo cornuti e mazziati, e se questo non vi basta, abbiate fiducia che al prossimo giro di giostra saremo cornutissimi e mazziatissimi. Nuovo giro, nuovo regalo. La presa per i fondelli raddoppia ad ogni tornata. E la mazziata finale a noi potrebbe proprio giungere dalla Russia, se continueremo con l'escalation degli atti ostili nei suoi confronti. La Russia, fateci caso, in tutte le sue dichiarazioni ufficiali si rivolge ai paesi europei con parole di apertura, di collaborazione e di amicizia, mentre in direzione opposta ai paesi europei si producono invece in atti di chiusura, di dichiarazioni bellicose, veri e propri espliciti insulti alla leadership russa. E qui non sto usando una paragrafo, ripeto, insulti espliciti ed inequivocabili, e ce ne sono tantissimi, che se fossero invece rivolti al nostro indirizzo, noi faremmo il diavolo a quattro. E poi naturalmente sanzioni economiche, sanzioni peraltro autolesionistiche, e per non farci niente addirittura spostamento adesso di carri armati, truppe, postazioni missilistiche ed altra merda bellica verso le frontiere russe. Ed anche qui gli imbonitori del potere nostrano ci hanno lavato il cervello fino a convincere molti di noi che il bianco è in realtà nero
e che le dichiarazioni russe di amicizia sono in realtà false, mentre le nostre minacce ai russi sono in realtà solo dei saggi consigli, da parte di chi naturalmente è nel giusto per definizione. In sintesi, tutto capovolto in un sinistro capolavoro di delirio orwelliano, e la cosa più stupefacente è osservare come la massa si lasci irretire. Stupefacente e, lasciatemelo dire, profondamente avvilente. Ebbene, lasciate che ora vi riveli un'ovvietà, ma mi sembra che ce ne sia bisogno. Le parole, ragazzi miei, hanno un peso, e se fate finta che esse vogliono dire il contrario di ciò che significano, lasciatemelo dire, avete un serio e grave problema psichiatrico che vi rende un pericolo per voi stessi e per gli altri. Tornando al tema della parata militare, come ben sanno gli esperti di cose militari, le forze armate russe sono ottimizzate per esprimere la massima potenza entro i propri confini, dove sono praticamente invincibili. La loro potenza di proiezione al di fuori dei propri confini nazionali, tuttavia, si affievolisce esponenzialmente tanto più si allontanano dalle loro sedi naturali. Le cose stanno così perché la dottrina militare russa è eminentemente difensiva. Disponendo del paese più grosso del mondo e con tutte le riserve naturali necessarie, non hanno logicamente alcun interesse ad espandersi. La storia ci conferma che di solito la Russia ha più il problema di venire invasa che di invadere altri paesi. Basta pensare a Napoleone e a Hitler. Fa naturalmente eccezione il periodo che seguì alla Seconda Guerra Mondiale, ma dopo tutto fu una guerra non iniziata dai russi. E dopo che essi la ebbero vinta, al carissimo prezzo di 20 milioni di morti, sono rimasti nei territori presi nella controffensiva, mantenendo il controllo delle nazioni limitrofe da cui l'invasione contro di loro era giunta, e ne hanno fatto un cuscinetto per difendersi dalle successive possibili invasioni. Avevano una buona ragione per farlo oppure fu una cautela, diciamo, eccessiva? Provate un po' a indovinare. Adesso che l'Unione Sovietica si è dissolta ed il loro cuscinetto protettivo di nazioni satelliti è svanito, guarda un po', ecco, in men che non si dica, ai loro confini si riprendono ad ammassare armi, costruire basi militari e puntare missili contro di loro. Come vedete in questa cartina, quando una grande potenza nucleare ne circonda un'altra con una miriade di basi militari e postazioni missilistiche in grado di lanciare missili nucleari con la scusa che quella nazione potrebbe decidere di voler uscire dai propri confini, non dovrebbero esserci dubbi su chi sia l'aggressore. Scusatemi, mi sono accorto di aver sbagliato cartina. Ecco, questa è la cartina giusta. Quella di prima era un falso. Questa invece è vera e le stelline che vedete sono basi NATO. Allora, chi è che sta minacciando chi? Da questa cartina forse non si capisce bene. Da quella di prima però si sarebbe capito benissimo. Ma questa cartina invece, misteri della psico umano, vedete, c'è gente che, pensate un po', riesce addirittura a vedere gli assediati che minacciano gli assedianti. La giornata della vittoria del 9 maggio in Russia però non è solo una parata militare. Questa è ciò che fanno vedere in televisione perché è spettacolare, ma la giornata della vittoria è soprattutto le centinaia di migliaia di persone che scendono in piazza e sfilano per la città in memoria della tragedia che costò ai russi 20 milioni di morti, un numero difficile da prendere in considerazione ed immaginarsi, e basti pensare che equivale a metà della popolazione odierna italiana. Ed è una memoria che tocca tutti loro da vicino, dato che in Russia non c'è famiglia che non abbia perso nonni, bisnonni, parenti vari e altri antenati, tutti sacrificatisi per la salvezza del loro popolo. Hitler infatti li avrebbe sterminati, dato che li considerava subumani. Un po' come gli americani oggi considerano tutta una serie di popoli, almeno a giudicare da quello che si vede in certi film di Hollywood. E allora ecco che il 9 di maggio i russi in tutte le città sfilano per la città e ognuno porta con sé le foto dei parenti perduti. È uno spettacolo grandioso e commovente che lascia a bocca aperta chi non vi abbia mai assistito.
Giovani e anziani sfilano insieme, uniti nel tributo alla memoria dei morti a loro vicini e di cui sono giustamente fieri. Negli occhi dei più anziani si legge ancora oggi il dolore di orrori che non scompaiono nella memoria, neppure dopo 70 anni. Orrori ai quali, è bene ricordarlo, abbiamo contribuito anche noi italiani. Sì, noi italiani eravamo là in Russia all'epoca, al fianco o piuttosto al traino dei tedeschi, ad invadere quel paese per uccidere i russi. Facile oggi dire erano fascisti, come se così usando questa parolina magica la cosa non ci riguardasse più. Erano italiani e non avrebbero dovuto trovarsi là, ma invece c'erano. Ebbene, il 9 di maggio, a festeggiare la vittoria sul nazismo a Mosca, la cancelliera tedesca ed il presidente del Consiglio italiani non si sono degnati di andare. Per la Tverskaya Ulica ho sfilato io, ma nessuna importante autorità italiana o tedesca. Piccola nota a margine, qui sto sfilando con qualche ora di ritardo, dopo che il 99% delle persone era già sfilato. Per avere un'idea dell'imponenza dell'evento, ecco un'incredibile immagine a 180 gradi della manifestazione, in cui si può zoomare avanti e indietro e vedere in dettaglio ogni singola persona di questa immensa folla e dei loro morti. Zoomando ad esempio su questo balcone, vediamo una vecchia piangere quello che probabilmente era suo padre. Trovate questa foto straordinaria su internet, l'ho postata sul mio profilo Facebook. Ad esplorarla ci si può passare una giornata intera. Come stavo dicendo, i vostri rappresentanti politici che voi avete eletto, in nome vostro, questo evento lo hanno snobbato. Hanno giudicato che non li riguardasse. La sconfitta del nazismo non è più affar loro. Quindi, anziché avere la dignità di essere vicini una volta all'anno, simbolicamente, al popolo che un paio di generazioni fa noi abbiamo aggredito, abbiamo invece l'infamia di mandare adesso nuovamente, sotto l'ombrello della NATO, di cui siamo parte, carri armati e truppe verso i loro confini, raccontandoci la barzelletta, perché di barzelletta si tratta, che da questi confini i russi starebbero per invaderci. Ma nessuno non ha neppure mai provato a spiegare perché mai dovrebbero. Cosa ci guadagnerebbe la Russia ad invadere l'Europa? Ma credete che siano davvero così scemi? Ma ci avete pensato? In merito alla Russia, credetemi, ognuno di noi sa pochissimo, perché ciò che si racconta in Occidente è filtrato da una lente mainstream che camuffa e distorce tutto, giungendo a volte a convincerci che le cose siano esattamente il contrario di quelle che invece sono. Se volete finalmente sapere qualcosa di più della Russia, sulla mentalità russa e sulle paure e le ossessioni dell'Occidente rispetto alla Russia, vi consiglio il recente ottimo libro di Giulietto Chiesa, Putinfobia. Il titolo originale era Russofobia 2.0, molto più appropriato, ma in Italia è stato modificato per ragioni commerciali. È un ottimo libro che si legge agevolmente ed è stato per me un grande piacere ed un onore scriverne la prefazione. Sì, lo so, in copertina c'è scritto prefazione di Nikolaj Lilin, ma vi assicuro che dentro, oltre alla sua, c'è anche una mia prefazione. Non mi hanno messo in copertina per non spaventarvi. E se invece volete capire con quali tecniche di manipolazione di massa vi hanno convinto che il bianco è nero e che il nero è bianco, vi consiglio il mio recente libro Il fondamentalismo hollywoodista, che potete trovare su amazon.it. Quando pensiamo alla contrapposizione storica tra Stati Uniti e Russia, giova dare anche un'occhiata ai simboli in cui questi due popoli si riconoscono. Gli Stati Uniti si riconoscono nel simbolo dell'aquila, la Russia si riconosce nel simbolo dell'orso. Nella trasfigurazione propagandistica del mainstream menzognero, per incutere paura della Russia, si è riusciti a vendere al pubblico l'immagine di un orso cattivo e minaccioso, pronto a sbranare intere nazioni in un sol boccone. Ora, senza voler tirare in ballo l'orso Yogi ed i cari orsacchiotti che ci hanno accompagnato nell'infanzia, dovrebbe essere chiaro a tutti che gli orsi, ancorché straordinariamente forti, sono in buona sostanza creature generalmente tranquille e pacifiche, a meno che naturalmente non li si aggredisca e non li si faccia sentire minacciati. Quando questo avviene,
e solo quando questo avviene ci si trova veramente nei guai. Un popolare detto russo dice: la Russia non comincia la guerra, la Russia le finisce. Ed un analista recentemente ha scritto: la Russia non vuole la guerra, la Russia ha paura della guerra, ma la Russia è pronta alla guerra. Mentre nel contempo l'Occidente vuole la guerra, l'Occidente non ha paura della guerra, ma l'Occidente non è pronto alla guerra. I politici che voi avete eletto, telecomandati da indovinate chi, non certo da voi che li avete eletti, vi stanno oggi portando di nuovo verso uno sciagurato attacco verso la Russia. Tutti i segnali mostrano che la via è quella. Un'aggressione che poi vi verrà raccontata invertendo come al solito i fattori e chissà quale sarà la messa in scena stavolta. Solo che dalla realtà non si riesce a fuggire per sempre. Siete sicuri di volere di nuovo fare incazzare l'orso? Ricordatevi, l'Italia già una volta ha avuto la stupidità di attaccare la Russia. Una Russia che invece a noi non ci ha mai aggrediti. Occhio che secondo me questa è la volta in cui si incazzano davvero e magari non ce la fanno passare liscia come la volta scorsa. Di fronte alle nostre minacce e al nostro crescente accerchiamento dei loro confini, pochi giorni fa i russi hanno dichiarato che non combatteranno più guerre nel loro territorio. È una dichiarazione semplice, ma che dice tutto. Visto che a differenza degli Stati Uniti, loro da casa più di tanto non si allontanano, questo vuol dire che una sola cosa: missili per tutti i gusti, per chiunque osi attaccarli. E noi che in Italia ospitiamo 70 missili nucleari che non sono sotto il nostro controllo e che sono chiaramente destinati alla Russia, siamo stati gentilmente avvisati. Queste sono le riflessioni che sorgono dopo aver partecipato alla grande manifestazione per la ricorrenza della vittoria contro il nazismo e avere visto i volti e le espressioni dei discendenti di quelli che noi italiani al traino dei tedeschi abbiamo aggredito. Le sbiadite foto a bianco e nero dei loro parenti che abbiamo voluto uccidere. Uso la parola noi perché l'Italia fu pienamente complice. Non ci sono scuse e non ci sono redenzioni facili. Il tema quindi adesso non è quello di indulgere ad un mea culpa senza fine per i fatti passati e lontani per i quali le nostre generazioni non portano colpa alcuna, ma evitare di compiere di nuovo gli stessi errori del passato. Perché questa possibilità c'è di nuovo oggi, visto che da anni si sta preparando una nuova aggressione alla Russia, alla quale l'Italia sarà pienamente complice, di nuovo, e stavolta al traino di qualche d'un altro. Anzi no, per questa volta sarà diverso, non saremo al traino, saremo piuttosto, per così dire, l'apripista. È così perché chi ci sta spingendo da dietro verso la guerra ha imparato almeno in parte la lezione della storia. E costoro non contano di andarci loro a fare la guerra contro la Russia, loro contano di mandarci noi, europei, contano di combattere fino all'ultimo europeo. Mica scemi, che la guerra si svolga in Europa e non a casa loro. Dopotutto fra i due litiganti il terzo gode, soprattutto se casa sua è ben lontana dalle battaglie. Chiudiamo allora questo intervento da Mosca, dal Patriarchy Pond, con alcune immagini girate verso il finile della parata. La musica di sottofondo che udrete sono i canti della guerra sovietici dell'epoca che durante la parata venivano diffusi dagli altoparlanti durante tutta la Tverskaya. Da Mosca, di guerra e pace, vi ha parlato Roberto Quaglia per PandoraTV.it.